Non c'è autorità più grande della tua. Il nemico fuggirà davanti a te. Anche il male più oscuro perderà. Alleluia, amen. Non c'è forza che si innalzi contro te. La tua spada ed il tuo scudo sono per me. Quando tutto il mondo trema canterò. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Osanna, 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 re dei re. Osanna. Mi hai salvato e decretato libertà. Mi hai accolto perdonandomi, Signore. Mi hai riempito col tuo spirito, Gesù. Alleluia, amen. Alleluia. Hai schiacciato il male sotto i piedi tuoi. Hai strappato ogni condanna contro me. Hai scolpito nel tuo cuore il nome mio. Alleluia.
Cari amici, bentrovati. Sono Paolo Curta, Paolo Curtaz, e sono ancora con voi per fare un percorso insieme in cui nutriamo l'intelligenza della fede, in cui cerchiamo di avvicinarci ai tanti dubbi che a volte attraversano il nostro cuore e di ragionare. La fede non è razionale, ma è ragionevole, cioè coinvolge sicuramente il cuore, le emozioni, le passioni. Ma se poi non viene confermata dalla nostra intelligenza, come ci ha ricordato in particolare recentemente Papa Benedetto, così attento a questo aspetto della ragionevolezza della fede, in un momento in cui tutti sembra un po' avere smarrito il buon senso, beh, certo la nostra fede vacilla. Allora, in questi nostri strani incontri, in queste strane puntate mensili, mi sono preso la briga e di certo il gusto, come dice un vostro caro concittadino, di approfondire, diciamo così, i fondamenti della fede da un punto di vista storico-critico. Ci siamo chiesti, ma Gesù è veramente esistito? È così come ce lo hanno raccontato? E nelle puntate precedenti, chi ha voglia e si ricorda o vuole andare a rivederle, le può rivedere, abbiamo detto molte cose. Abbiamo detto come si fa ad affermare che qualcuno è esistito nella storia. Beh, ci sono delle testimonianze scritte, ci sono dei reperti archeologici, ci sono delle testimonianze interne. Mi spiego, se noi leggessimo per esempio che Gesù durante l'ultima cena ha preso un piatto di patate, probabilmente sarebbe un falso, poiché la patata è arrivata dall'America soltanto dopo Cristoforo Colombo. Oppure se trovassimo, che ne so, un documento romano di un certo tipo, non sarebbe quello, perché magari fa riferimento a eventi che poi non sono capitati. Oppure, che ne so, ci sono tante altre tecniche, pensate periodicamente che saltano fuori i diari segreti di Hitler o di Mussolini, oppure qualche, leggevo l'altro giorno di questo clamoroso falso storico che è stato comprato a caro prezzo e hanno scoperto che è un falso, pensate, dal colore dell'inchiostro, perché era troppo puro e 2000 anni fa non poteva essere così puro. Allora, abbiamo provato a passare, come dire, con molta serietà al vaglio tutte le obiezioni rispetto a Gesù. E non so voi, ma dal mio punto di vista, insomma, alcune cose le abbiamo dette. Cioè abbiamo detto che, per esempio, rispetto agli scavi archeologici, a partire dalla seconda metà del 1800, sia per quanto riguarda l'Antico Testamento, che pure è un po' più difficile, che soprattutto per il Nuovo Testamento, tutta una serie di scavi, di reperti, di scoperte. Se ricordate, abbiamo parlato, che ne so, di Nazareth, abbiamo parlato di Cafarno, abbiamo parlato di Ponzio Pilato, abbiamo parlato di tante cose. Insomma, è stato interessante questa battaglia, come dico, un po' per ridere, fra lo Spirito Santo e il nostro mondo così scettico, per cui tanto più si diceva che il Vangelo era frutto di una grande invenzione, era un racconto mitologico, Gesù non era mai veramente esistito, o se era esistito non era sicuramente quello di cui si è parlato. Ecco, più si dicevano queste cose e più lo Spirito Santo, secondo me un po' irritato, faceva trovare delle scoperte, faceva trovare dei pezzi anche particolari. Fra l'altro, guardate, in questi ultimi 2-3 mesi, da quando stiamo registrando, caso vuole che sono uscite fuori ulteriori scoperte. Lo dico perché sono un po' appassionato e che piacere leggere del fatto che, andando a vedere gli archeologi israeliani, andando a rivedere, a catalogare, a pulire, a analizzare tutti i reperti trovati in questo monumento incredibile che è l'Herodion, cioè una specie di cono artificiale, da fuori sembra una collina, invece voi scavallate e dentro c'è una villa, ed è la tomba di Erode il Grande. È stata trovata la tomba di Erode pochi anni fa, e leggevo questo articolo, secondo me estremamente interessante, spero vi piaccia, per cui analizzando con delle nuove tecniche spettrografiche, cioè che vanno al di là, un anello, hanno trovato su questo anello l'incisione del nome Pilato. Pensate, il famoso Pilato che si pensava non essere mai veramente esistito, abbiamo trovato addirittura un suo anello. E quando la giornalista, ho letto Arez, ha chiesto all'archeologo israeliano, che quindi non è un baciapile di sicuro,
Ma che probabilità c'è che questo anello sia di quel Pilato lì? E lui è scoppiato a ridere e ha detto: ma secondo lei in Israele a quell'epoca quante persone dal nome Pilato potevano esserci? E aggiungo io che è una cosa piuttosto interessante, è un anello non prezioso, un anello riguardevole perché appunto è inciso il nome Pilato, quindi era un anello feriale, un anello che si portava tutti i giorni, quindi è possibile, qui però siamo un po' di più nella fantasia, è possibile che quell'anello lì lo avesse indossato quel famoso Ponzio Pilato quel giovedì della prima settimana di aprile dell'anno 30, sì, è proprio possibile. E poi ci siamo detti, se ricordate, ok, detto questo, guardiamo anche alle testimonianze scritte. Allora sapete che ci sono degli iperscettici che dicono: ah no, però i Vangeli non contano, e io tutte le volte vi faccio l'esempio che il De Bello Gallico, che è questo pamphlet che racconta della poderosa vittoria dei romani contro i gallici, contro Vercingetorige, in cui si decanta soprattutto la straordinaria capacità tattica, la bravura di un generale che si chiama Giulio Cesare, guarda caso è stato scritto da Giulio Cesare. Ma questo non significa che i romani abbiano conquistato la Gallia, eh? Significa che magari Giulio Cesare si è fatto bello raccontando le sue avventure, ma questo non toglie il fatto che Giulio Cesare abbia conquistato la Gallia. I Vangeli, come vedremo oggi, certo non sono delle biografie, non sono dei romanzi storici, non sono delle ricerche, sono dei racconti appassionati, sono sguardi di innamorati, sono fatti scritti per suscitare la fede, ma questo non significa che Gesù Cristo non sia esistito. Da lì a dire che Gesù è Dio è un altro par di maniche. E poi abbiamo guardato l'ultima volta, qualcuno di voi mi ha anche scritto, lo ringrazio. Un po' noioso, però ci siamo messi a guardare in ambito rabbinico, in ambito romano, ci sono pochissime tracce di questo ebreo marginale vissuto 2000 anni fa, perso nella storia. Pensate cosa gli importava a uno storico romano parlare di questo falegname di un paese occupato. Però abbiamo delle forti testimonianze, poche, ma molto, molto attendibili, fatte assolutamente in abito neutro, anzi in abito polemico, nei confronti dei seguaci di questo tale. Ricordate la volta scorsa questa bellissima testimonianza di questo storico romano che diceva: di questi tali, di questi poracci che si rivolgono a un tale Cristo, un tale Cresto, come se fosse un Dio. Cantano inni a un tale Cresto come se fosse un Dio. Che bella definizione di cristianesimo. Ecco, siamo arrivati qui la volta scorsa, vi ho anche raccontato alcuni episodi simpatici. Ricordate Ruterdorf che in quell'epoca d'oro dell'archeologia, che fu la seconda metà dell'Ottocento, i primi decenni del Novecento, che va al monastero di Santa Caterina per fare delle ricerche sulla loro biblioteca e trova che stanno addirittura bruciando per riscaldarsi delle pergamene della Bibbia, probabilmente ordinata da Costantino il Grande, l'imperatore, attraverso Eusebio. Insomma, delle cose veramente belle. Se siete appassionati, guardate, ci sono dei testi anche molto accessibili, certo non sono proprio dei libri da comodino, che però raccontano queste cose. Ovviamente, attenzione, l'archeologia fa il suo mestiere, quindi non dobbiamo poi cercare a tutti i costi delle risposte precise ed esatte, però certamente queste cose, non so voi, ma a me nutrono la fede. Ci resta un ultimo passo, e poi la volta prossima proveremo a parlare di Gesù, che conoscete, ma vale la pena di approfondire. Nell'ultimo passo potremmo dire: ma allora come nasce un Vangelo? Com'è che concretamente si è arrivati alla stesura di un Vangelo? Dicevamo sempre la volta scorsa, se ricordate, che di testimonianze scritte di Vangeli noi ne abbiamo tantissimi, cioè nel primo millennio noi abbiamo oltre un migliaio di testi, alcuni molto antichi, alcuni preziosissimi. Pensate al codice appunto sinaitico, prima regalato un po' forzatamente allo zar di tutte le Russie, poi venduto dall'impero sovietico e comprato con colletta dal British Museum. Pensate al Codice Vaticano. Ma come è concretamente stato fatto un Vangelo?
quando splende sole, mentre dentro piove forte, tieni stretta la tua vita, mentre sfugge tra le dita, senti scorrere la pioggia solo dentro i tuoi occhiali, vorresti che il cielo un po' capisse come stai, mentre ogni tuo pensiero prende forma di vapore, ma non riesci a uscire perché dentro non c'è più calore, metti guanti a ogni emozione, mentre cerchi di capire come fare a vivere, riuscire a scongelare il cuore. Riuscire a scongelare il cuore, dicono che solo qui che non si trova felicità, forse sarà vero, ma di posti ne hai cambiati già, e mentre lasci indietro tutto ciò che più non importa, crederci davvero è ciò che resta. Nuotare verso l'alto per trovare aria, respirare, basta un solo istante per guardare giù ed affogare il fondo sotto i piedi, in fondo è l'unica occasione per trovare spinta e direzione. Quando sei circondato da ma e da sé, quando il mondo gira in tondo senza di te, qual è il momento di scrivere una storia migliore? Quando tutta la gente che hai accanto a te ha buttato via la voglia di vivere, qual è il momento di scrivere una storia migliore? Quando non ce la fai più, ti nascondi in casa e ti addormenti dentro la TV. C'è qualcosa che vuoi fare o qualcosa che vuoi dire, ma quando il gioco si fa duro è lì che smetti di lottare. Guardare allo specchio tutto ciò che accade veramente, ritrovare un volto che con te non c'entra proprio niente. I pensieri sono vagabondi su una strada morta, ma qualcuno bussa alla tua porta. Ti misuri il battito e capisci che c'è ancora vita, e il cefalogramma non è piatto, no, non è finite, mentre lasci indietro tutto ciò che più non importa, crederci davvero è ciò che resta. Quando sei circondato da ma e da sé, quando il mondo gira in tondo senza di te, quel è il momento di scrivere una storia migliore. Quando non c'è nessuno che pensa più a te e ti aspetti solo il peggio da vivere, quel è il momento di scrivere una storia migliore. Quando sei circondato da web e caffè e non trovi più la voglia di smettere, quel è il momento di scrivere una storia migliore. Corri, cammina, prendi fiato, la strada è giusta, quella sbagliata, quello che conta è che cosa hai imparato. Corri, cammina, corri, cammina, corri, respira, sempre più a fondo, non è tanto questione di sé, più che altro si parla di quando. Corri, cammina, corri, cammina, corri, cammina, prendi fiato, la strada è giusta, quella sbagliata, quello che conta è che cosa hai imparato. Corri, cammina, corri, cammina, corri, respira, sempre più a fondo, non è tanto questione di sé, più che altro si parla di quando. Non è tanto questione di sé, più che altro si quando sei circondato da ma e da sé, quando il mondo gira in tondo senza di te, quel è il momento di scrivere una storia migliore. Quando tutta la gente che hai accanto a te ha buttato via la voglia di ridere, quel è il momento di scrivere una storia migliore. Quando tutta l'orchestra non pensa che a sé e la musica che suona non è per te, quel è il momento di scrivere. I Vangeli nascono anzitutto, dicevamo già le volte scorse, ma è bene ricordarlo, non in maniera scritta, ma in maniera raccontata, narrata. E la ragione vorrei ribadirla, perché mentre vi sto parlando ho davanti a me il mio schermo di computer, sto guardando, eccetera, eccetera, però non era semplice al tempo di Gesù, non soltanto in Palestina, ma anche a Roma, scrivere. Per tante ragioni. La prima è che pochi sapevano scrivere e pochi sapevano leggere. La seconda è che il materiale su cui si scriveva erano tendenzialmente le pergamene, che come vi dicevo è una pecora, una pagina, una pecora. Pensate quanto costava un libro, cioè un intero gregge. E poi perché era estremamente complesso. Quindi
C'erano altri modi di scrittura, di prendere appunti sulle tavolette di cera, per esempio, che però erano destinate a essere poi cancellate e riscritte, ma non era facile in alcun modo, come pensiamo noi, che prendi appunti mentre la professoressa sta parlando di un autore, ok? Il Vangelo si racconta, il Vangelo si parla, si dice, come quando qualcuno di voi fa un'esperienza straordinaria, torna al suo miglior amico, alla sua migliore amica, al suo marito, alla sua moglie, al suo fidanzato, alla sua fidanzata, racconta quello che è successo. Certo che quando lo racconta con passione, lo racconta con grande entusiasmo. Il Vangelo così è stato annunciato. Almeno per i primi 30-40 anni dopo la risurrezione di Gesù, il problema non si pone proprio di scrivere. Perché? Le parole di Gesù, le cose che ha fatto Gesù, i miracoli di Gesù sono trasmessi a voce, con tutta la forza di qualcosa di raccontato. Noi oggi siamo bombardati giorno e notte da mille messaggi, da musica, da connessioni internet, da smartphone, da smart TV. Ma immaginatevi un tempo, un momento in cui non c'è nulla, nulla di tutto questo. È evidente che il peso delle parole, l'importanza delle parole, l'attenzione nell'ascoltare, le parole è immensamente più sviluppata che non noi. Mi raccontava parecchi anni fa un prete delle mie parti che ha fatto per molti molti anni il missionario in Centro Africa, e lui mi diceva: io sono rimasto affascinato che in certe tribù del Centro Africa, adesso non so entrare nel dettaglio, la memoria del passato, il libro di storia della tribù era affidato a una persona, e questa persona aveva come compito sociale, ruolo sociale dentro la tribù di ricordare tutta la storia che gli veniva poi trasmessa, e lui stesso, insieme agli anziani del villaggio, sceglievano fra i giovani più intelligenti, già da bambini, un suo successore, che come compito aveva di imparare a memoria tutto quello che il suo maestro gli diceva. Ebbene, mi raccontava questo missionario che lui è rimasto lì quando gli è andato la dimostrazione della storia, eccetera, eccetera, e da quel che ha capito lui, questo tale era in grado di risalire la genealogia di ogni singola famiglia per 3, 4, 500 anni, ma nome per nome, generazione per generazione, evento per evento. Dice, era veramente un'apoteosi, cioè questo mandava a memoria 5, 6, 7 ore di racconto di quello che era successo. La memoria per noi oggi, appunto, è tutta messa su dei computer, su dei dischi liquidi, su dei supporti. Io sono sempre un po' spaventato quando vado in banca a depositare, a ritirare qualche risparmio, perché dico, mamma mia, basta un blackout o qualcosa di particolare e si cancella tutto. Non è così, un po' più complesso, però abbiamo perso. Ma immaginatevi di non avere nulla di tutto questo, di non avere lo smartphone su cui prendete appunti o il numero di telefono del vostro amico. Siete obbligati a impararlo a memoria. Perciò gli apostoli, i primi testimoni, perciò i primi cristiani non si pongono il problema e raccontano. Poi a un certo punto si decide di mettere per scritto almeno una parte delle parole del Nazareno. Perché? Ma probabilmente, ci dicono gli studiosi, perché gli apostoli stanno invecchiando, perché i testimoni stanno scomparendo. Pensate l'immenso straordinario lavoro che ha fatto la Fondazione Spielberg nell'andare a intervistare e a filmare i sopravvissuti alla Shoah nazista prima che muoiano, eh? Quindi ci sono decine e decine e decine di testimonianze, migliaia di ore di registrazione a imperitura memoria, cioè che fra 200 anni non esca fuori un fenomeno dicendo no, non è mai esistito, eh? Questo è importante. Perciò, così, la paura da una parte è che si perda la memoria, e immagino io anche per venire incontro a quanti non avevano conosciuto Gesù, perché San Paolo ha iniziato a evangelizzare, sta ottenendo un grande successo, si decide di mettere almeno una parte delle parole di Gesù per scritto. Allora, un'altra cosa interessante: in origine, all'inizio, il Vangelo è Gesù, cioè la buona notizia è lui. La sua predicazione, i tiranni di annuncio del regno, i segni che ne testimoniano la venuta. È Gesù il Vangelo, la buona notizia. Però
Un gruppo di persone, i discepoli, noi li chiamiamo apostoli, ma in realtà non erano solo 12, erano di più, viene scelto per seguire il maestro e per vivere una forte esperienza interiore. Questo è bellissimo. Ora, il fascino che li ha spinti a seguirli evolve in una vera e propria consapevolezza della missione di Gesù. All'inizio seguono Gesù perché è affascinante, un po' un guru, è un guaritore, però poi parla di Dio in maniera assolutamente nuova. Da una parte è un profeta grande come il Battista, ma poi alla fine è qualcosa di più grande di un profeta. Ma questa consapevolezza, ricordate a Cesare di Filippo, Simone che afferma che Gesù è il Messia, il Cristo, e guardate, è stata una roba enorme, perché Gesù non sembrava il Messia in nessun modo, non faceva cose straordinarie, apparentemente non era uno che aveva studiato, quindi Gesù era veramente tosto da questo punto di vista. Ebbene, ricordate perché questa consapevolezza, tu sei il Messia che aspettavamo, crolla drammaticamente quando Gesù viene ucciso. L'arresto e la crocifissione di Gesù sembrano segnare la fine di un movimento religioso che sta nascendo all'interno di quello che è l'alveo del mondo ebraico. Gesù è un rabbi, non è che vuole cambiare l'ebraismo, lo vuole portare a compimento. Però succede qualcosa di incredibile, cioè Gesù risorge e appare a numerosi testimoni. A quel punto i seguaci, gli apostoli, i testimoni capiscono che quello che loro avevano capito non era sufficiente. Cioè Gesù è ben più del Messia. È il figlio di Dio venuto a svelare il vero volto del Padre. Ora sta roba non è che accade in una notte, ci mettono del tempo e grazie allo Spirito Santo. Ecco che allora gli apostoli iniziano a raccontare questa cosa con entusiasmo. Cioè, quel Gesù, stanno parlando a gente che lo ha conosciuto, sta parlando a gente di Gerusalemme. Andatevi a leggere Atti capitolo 2, il discorso dopo la Pentecoste, che fa Pietro. Pietro dice: ma ricordate Gesù che avete crocifisso? Beh, è risorto. Tra l'altro, fra di noi, questo è un po' di teologia fondamentale. Questo è un bel modo per affermare la verità di quello che dicono. Voi vi immaginate di scrivere un libro, di fare la biografia di uno che tutti conoscono e di raccontare un sacco di frottole? Beh, vi sgamano subito, dicono: ma è una fake news questa. Invece è interessante perché la testimonianza del Vangelo di Matteo, per esempio, quando gli apostoli cominciano a dire che Gesù è risorto, loro dicono: no, diciamo in giro che hanno rubato il corpo, è così almeno. Cioè, come dire, era talmente paradossale e folle quello che loro dicevano di Gesù, che smentire questa cosa sarebbe stato abbastanza immediato. Però era difficile da smentire. C'erano persone che testimoniavano che era andata così. Ora, l'annuncio appunto che fanno ai cittadini di Gerusalemme, tutti sapevano chi era Gesù, e poi dopo l'inizio delle persecuzioni anche fuori da Gerusalemme, è pieno di passione, una proclamazione di fede, non è un resoconto biografico, ok? A questo punto qualcuno sente l'esigenza di raccogliere la predicazione degli apostoli, in cui ci sono sì le parole e le cose che Gesù ha fatto, ma raccontate con gioia, con forza, con innamoramento. Faccio sempre questo esempio. Quando il vostro compagno di classe, quando vostro figlio è venuto a dirvi di essersi innamorato di un lui, di una lei, e ve lo descrive: ah, oh, guarda, è eccezionale, ha un sorriso magnifico, uno sguardo da cerbiatto, che ne so, e poi voi lo incontrate il giorno dopo, l'innamorato, cioè vedete che vostro figlio, che il vostro compagno è un po' esagerato, ma è lo sguardo dell'innamorato. Ecco, i Vangeli raccontano con uno sguardo da innamorati. Cercando il coraggio di arrendermi.
e fidarmi di te. Travolgimi come un'onda e trascinami nelle tue profondità. E per ogni paura che affonda, lascia emergere vita vera e libertà. Stesso vecchio amore, sono qui e domando, senza ricordarmi di ascoltare. Allora che cominciano 40 anni più o meno, 30 anni dopo la risurrezione di Gesù, alcune raccolte, anzitutto proprio delle specie di pochi fogli che raccolgono le parole di Gesù. Ne troviamo traccia in San Paolo. Sapete che le prime cose a essere state scritte non sono i Vangeli ma le lettere paoline. Perché è lui che ha scritto delle lettere. Cosa sono le lettere di San Paolo? Delle lettere in cui lui incoraggia le proprie comunità, eccetera, eccetera, e sono state scritte praticamente intorno all'anno 50, e quindi prima dei Vangeli. E beh, interessante perché in alcune lettere, pensate ai Filippesi al capitolo 6 o la prima lettera ai Corinti al capitolo 15, che Paolo, preso dall'entusiasmo,
Durante le lettere cita degli inni, cioè delle preghiere pubbliche, delle preghiere collettive, che probabilmente derivano da questi fogli che giravano e che raccoglievano le parole di Gesù. Forse in questi scritti c'erano anche alcuni miracoli e alcune parabole che poi sono finiti nei Vangeli. Gli studiosi ci dicono, per esempio, Marco da 4 a 6, oppure Matteo 8, 9 e 13. Ma la raccolta che sta girando più importante è quella che gli studiosi, vi dico che questa è una teoria che attualmente è ancora quella più in auge, anche se alcuni la mettono in crisi, che c'è una fonte intorno all'anno 50 un po' più poderosa, che gli studiosi a tutt'oggi chiamano fonte Q, Q, dal tedesco Quelle, che vuol dire fonte. Ecco, noi della fonte Q, gli studiosi, non chiedetemi come fanno perché io faccio lo scrittore, ma gli studiosi super extra impegnati e bravi ci dicono che questa raccolta che gira è composta di 230 versetti e che raccolgono le parole di Gesù. E a partire da questo resoconto che chissà chi ha fatto, sono poi stati scritti i Vangeli di Luca e di Matteo. Che succede allora? Siamo intorno agli anni 60. Pietro è a Roma, da lì a poco sarà arrestato e ucciso. E propone a Marco di Gerusalemme, Giovanni Marco, che è un adolescente quando vive Gesù, giovane discepolo, probabilmente una delle teorie, ma mi piace moltissimo, l'orto del Getsemani era della sua famiglia, quindi era uno di casa. Ebbene, il giovane Giovanni Marco, su stimolo di Pietro, scrive una vera e propria narrazione della vicenda di Gesù, perché ormai si sta estendendo, forse non si sa, lo fa per la comunità di Roma, però è interessantissimo. Marco si mette a raccogliere e elaborare il racconto di Pietro, la predicazione del Battista fino all'annuncio della risurrezione fatto alle donne, e inventa il titolo. Quello che gli è scritto è un Vangelo. Infatti il suo scritto inizia così: Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. È una bella notizia, una buona notizia. Ora, questo Vangelo, che è breve, che ha solo 15 capitoli più un'aggiunta, che è scritto in greco, che era l'inglese di allora, è scritto anche piuttosto male, ha talmente un impatto sulle comunità, e pensate che non era facile ottenerlo, quindi bisognava copiarlo. Quindi c'erano poche copie preziosissime che giravano, che una decina d'anni dopo, quindi intorno all'anno 70-75, Matteo, uno dei discepoli, il pubblicano, e Luca, che invece è un greco o comunque un turco, diremmo noi oggi, un pagano, cioè non un ebreo, che è discepolo di Paolo di Tarso, fanno la stessa cosa. Matteo copia 9 decimi del testo di Marco, ok? Aggiunge la fonte Q e aggiunge alcuni suoi ricordi. Quindi il testo finale è lungo il doppio del Vangelo di Marco, meno vivace, ed è un po' attento, che vuol dimostrare ai discepoli ebrei, lui scrive per degli ebrei, un ebreo che scrive per gli ebrei, che Gesù è il nuovo Mosè e che compie le scritture, pur essendo un messia diverso da come ce lo si aspettasse. Luca, probabilmente sul suggerimento di Paolo, Luca non ha mai conosciuto Gesù in vita sua, si mette a raccogliere informazioni, contrariamente a Pietro, Marco e a Matteo. E anche lui riprende Marco, la fonte Q, ma prolunga il suo Vangelo fino all'arresto e al trasferimento a Roma di Paolo. Cioè, grazie a Luca, noi abbiamo un Vangelo che racconta la prima comunità cristiana, che in origine, gli Atti degli Apostoli, è il Vangelo, poi viene tagliato a metà, non si sa bene per quale ragione, ma Luca fa un lungo racconto. Lui è un greco ed è molto attento perché si rivolge in particolare ai cristiani che sono di origine pagana. Ora, questi tre Vangeli sono molto molto simili. Vi dicevo che Matteo e Luca praticamente copiano il 90% del Vangelo di Marco, e quindi i tre Vangeli si possono mettere uno accanto all'altro. E li chiamiamo sinottici, che in greco significa simili. Forse ricordate la volta scorsa il papiro Rilans, 20 anni dopo, Giovanni, l'evangelista, decide di scrivere un nuovo testo. Però ecco, questo è importante, non è un Vangelo il suo, cioè non racconta la storia di Gesù, ma fa una specie di
con uno schema personalissimo, scrive una vera e propria meditazione su Gesù. Cioè lui dà per scontato che voi abbiate letto i Vangeli e ne aggiunge una parte. Gran parte del Vangelo di Giovanni racconta episodi ignorati dagli altri tre Vangeli sinottici e ne trascura altri. Se noi per assurdo non avessimo in mano i sinottici, ma solo il Vangelo di Giovanni, non sapremmo dove e come è nato Gesù, non avremmo in mano il Padre nostro e nemmeno l'ultima cena, pensate un po'. Perché lui dice, boh, quello ve l'hanno già detto, io vi aggiungo altro. I destinatari del Vangelo di Giovanni non sono come quelli di Marco, dei pagani, forse quelli di Roma, non sono come in Matteo, degli ebrei diventati cristiani, non sono come in quelli di Luca, dei greci diventati cristiani, ma probabilmente sono tutti discepoli, greci, ebrei, di Roma, di Antiochia o cosa, che vogliono conoscere di più il discorso del discepolato, un livello superiore. Ecco, così fra il 60 e il 90 vengono scritti quattro Vangeli. Quindi all'inizio sono pensati come supporto alla predicazione e che poi la comunità riterrà essere ispirati da Dio. Quindi, ribadisco, non sono delle biografie storiche, ma degli appassionati racconti di fede. Quindi non sono sempre precisi nei riferimenti storici, cronologici, geografici, ma sono veri, non precisi, ma veri, cioè non inventati. Se mi venisse a dire uno di voi, no, oh, guarda, ieri pomeriggio, dopo pranzo, mi sono baciato per la prima volta con quella ragazza, quindi lo interrompe e dico, no, no, non era pomeriggio, era le 14:04, ma chi se ne frega? Cioè è vero quello che hai detto, ma non è preciso. Ma è interessante perché i testi che abbiamo in mano, i quattro Vangeli, sono dei testi per suscitare la fede veri, ma non precisi. Ora, qui sorge un problema e in questi ultimi 10 minuti lo affronteremo. Voi sapete, perché Dan Brown con il Codice da Vinci come dire, l'ha divulgato, che i Vangeli non sono quattro, ma ce ne sono decine e decine, che si pretendono scritti da apostoli. Se voi andate in libreria trovate il Vangelo di Pietro, di Tommaso, di Filippo, di Giuda, di Maria. Non sono testi nascosti nei sotterranei, e basta con queste idiozie. Li trovate in qualunque libreria, ci ho pure dovuto dare un esame, è noiosissimo. Sono testi impegnativi. Allora perché questi quattro sì, i quattro canonici sì e gli altri no? Gli altri li abbiamo chiamati apocrifi. Apocrifo vuol dire attribuito a qualcun altro, cioè per farsi leggere, se io scrivo il Vangelo di Paolo Curta, nessuno lo legge, se io dico lo scrivo io, poi dico questo è il Vangelo di San Giacomo, tutti lo vanno a leggere, gli apocrifi. Ma perché quei quattro sono stati scelti, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, e gli altri no? Del suo, non c'è altro trono che governi il mondo, non c'è altro Dio che adorerò. Non c'è altra morte che possa salvare, non c'è altro sangue che possa lavare. Non c'è altra croce che possa cambiare, non c'è altro Dio che adorerò.
e senza forze io non potrò fermare questo canto mio. Con la voce rotta ancora griderò, mi alzerò da terra e ancora canterò. E se sono esausto e senza forze io non potrò fermare questo cambio mio. Con la voce rotta ancora grido, ancora grido, mi alzerò da terra e ancora canterò. Alzerò le mani finché forza avrò, starò in piedi finché non cadrò. Alzerò la voce sempre, loderò, canterò, canterò finché la voce avrò. Alzerò le mani finché forza avrò, starò in piedi finché non cadrò. Alzerò la voce sempre, loderò, canterò, canterò finché la voce avrò. Canterò, canterò finché la voce avrò. Chi ha deciso che questi libri fanno parte della Bibbia e gli altri no? Perché? Ora, è difficile spiegare, è un po' complicato, dovete un po' fidarvi di me e eventualmente andate a cercare poi qualche libro in libreria cattolica. Il canone della Bibbia, canone viene da canon, regola, stabilisce quali libri sono da considerarsi ispirati da Dio. Si è formato il canone in maniera piuttosto complicata. L'ispirazione, così come le intendono i cristiani, non è una dettatura dello Spirito Santo all'autore all'orecchio, ma un intreccio fra sensibilità ed esperienza dell'autore e accompagnamento di Dio. Ora, stabilire il canone per l'Antico Testamento è abbastanza facile, è stato semplice. Di fatto sono considerati ispirati, per quanto riguarda i cristiani cattolici, praticamente tutti i libri presenti nella Bibbia ebraica, nella traduzione dei 70, che è una traduzione in greco della Bibbia ebraica, chiamata dei 70 perché secondo la leggenda fatta da 70 scribi, eccetera, eccetera. Che però, diversamente dalla Bibbia che hanno in mano i nostri fratelli ebrei oggi, aggiunge 7 libri ai 39, ok? Quindi la Bibbia che noi abbiamo in mano, l'Antico Testamento, è la Bibbia ebraica tradotta nei 70. Che diversamente dalla Bibbia in ebraico che ancora oggi usano i nostri fratelli ebrei, ha 7 libri in più. Invece è molto più tortuoso il percorso del Nuovo Testamento. La lista più antica che abbiamo, cioè che i cristiani dicono questi sì sono ispirati, gli altri no, sono del 180, un vescovo che si chiama Ireneo di Lione, però mancano alcune lettere apostoliche, Tito e Timoteo. Invece l'attuale composizione del Nuovo Testamento, che è fatto da 27 libri, per la prima volta è fatta dal vescovo Atanasio, 367 d.C. Il problema qual è? Il problema è che noi abbiamo dei testi scritti praticamente contemporanei ai Vangeli, chiamati apocrifi, cioè nascosti, e che non sono entrati nel canone, cioè non sono stati accolti dalla comunità. Altri che non sono chiamati apocrifi e che non sono dei Vangeli, ma sono antichi praticamente quanto i Vangeli, pensate alla Didache per esempio. Periodicamente appunto c'è qualche genio, penso a Dan Brown o qualche film che ne so, Stigmate, che dice ecco esistevano altri Vangeli che parlavano del vero Gesù, sono stati censurati dal Vaticano brutto, sporco e cattivo e quindi bisogna seguire quelli perché parlano di un Gesù completamente diverso. Ok, fa molto romanzo, è molto bello, è molto complottista, magnifico, eh?
Però non è così, a parte che non esisteva nessun Vaticano. Pensate per esempio allo scalpore che ha fatto nel 1945 la scoperta di un'intera biblioteca di una comunità gnostica, che è una forma di avvicinamento al cristianesimo nel primo secolo, che è poi un po' morto, a Nag Hammadi nell'Alto Egitto, in cui sono stati trovati dei testi, tra cui il Vangelo di Tommaso, che molti hanno detto, ma questo è un quinto Vangelo. Allora, attenzione, per esempio il Vangelo di Tommaso probabilmente riporta alcune parole vere di Gesù, ma mischiate a discorsi chiaramente finalizzati a difendere la propria bandiera, che è lo gnosticismo. In realtà questi testi non aggiungono nulla alla conoscenza di quello che noi abbiamo nei Vangeli canonici. Ma questo è importante, quello che io voglio dire. Questi libri apocrifi sono stati scritti per riferire, per dare una versione di Gesù molto diversa da quella che poi è diventata ufficiale, molto diversa, un Gesù molto alternativo. Oppure per andare a riempire dei vuoti, pensate all'infanzia di Gesù, la storia di Maria. Ora, per essere attribuiti, vi dicevo, sono stati attribuiti ad autori famosi. Abbiamo il Vangelo degli Apostoli, il Vangelo di Pilato, di Nicodemo, di Maria di Magdala. Ma, e questo è importante, chi ha deciso quali sì e quali no? Non il Papa, non il Vaticano e non l'imperatore Costantino. Sapete chi lo ha deciso? Le prime comunità. Cioè, le comunità cristiane, quando ricevevano questi Vangeli, li accettavano o meno perché vedevano se corrispondevano a quanto avevano sentito dagli Apostoli. Capito questo? Cioè quei quattro sì e gli altri no è perché quei quattro soddisfano a tre criteri. Il primo è quello di essere certamente legati a uno degli Apostoli, Giovanni e Matteo, Pietro e Paolo per Marco e Luca. La seconda caratteristica è quella di riportare fedelmente la predicazione degli apostoli, e attenzione perché stiamo parlando in un'epoca in cui gli apostoli sono ancora vivi, cioè la gente poteva confrontare la congruità delle cose scritte con quelli che avevano ascoltato con quelle che avevano ascoltato dal vivo dagli apostoli. E la terza caratteristica per essere accolti nella comunità è che i testi erano letti durante la preghiera, cioè un uso liturgico. Quindi, i quattro Vangeli che ancora noi oggi leggiamo sono stati conservati dalla comunità primitiva come autentici perché fedeli alla predicazione degli apostoli. Gli altri vennero esclusi non dal Vaticano né da Costantino, ma dalla comunità stessa, che utilizzando i tanti testi in circolazione giunsero a distinguere quelli attendibili da quelli tarocchi. Ireneo di Lione, di cui vi parlavo nel 170, sostiene che, per esempio, gli gnostici, cioè una corrente di pensiero che considerava Gesù un eone, una cosa un po' complicata, cito, insinuano una massa indescrivibile di scritti apocrifi e spuri forgiati da loro stessi. Cioè, Ireneo dice, ma questi qui raccontano Gesù come va loro, non come lo hanno testimoniato gli apostoli. Ora, attenzione, non sempre i testi apocrifi sono legati ad ambienti eretici come gli gnostici. In alcuni casi, interessante, sono stati presi nella tradizione cristiana. Esempio, il fatto che Gesù avesse dei nonni è innegabile, ma che si chiamassero Anna e Gioacchino, o che Giuseppe fosse un vedovo che prese con sé Maria, ad esempio, sono informazioni da prendere con le pinze, che provengono da uno scritto apocrifo, per esempio, il Protovangelo di Giacomo, finito poi nella devozione popolare. Altre pagine di apocrifi, invece, pur essendo mediamente impegnative, ve lo dico già, sono però ricche di humor. Pensate, Dario Fo ha vinto un premio Nobel su questo. Nelle pagine del Vangelo dell'infanzia di Tommaso e del Vangelo dello pseudo Matteo, ad esempio, Gesù appare come un bambino capriccioso che crea un sacco di guai, fa morire un compagno che gli lancia un sasso, pensate un po', umilia il maestro di scuola che chiede a Giuseppe di riportarselo a casa e cose del genere. Senza essere dei grandi studiosi, capiamo quanto sia diversa questa visione di Gesù da quello che abbiamo conosciuto nei Vangeli canonici. Insomma, gli scritti apocrifi non ci danno informazioni attendibili sul Gesù della storia e forniscono una visione di Gesù della fede che supporta l'impostazione ideologica di movimenti nati a fianco della testimonianza delle comunità e che mai vennero riconosciuti in continuità con l'annuncio degli apostoli e che infatti sono scomparse. Questi testi, che esistono e che a volte vengono citati dagli studiosi, ci danno una bella prospettiva di come era un ribollire il cristianesimo nascente, su molte interpretazioni, anche sulla figura di Gesù. In mezzo a questo magma
primitivo si è delineato il cristianesimo come lo conosciamo oggi. Di fronte a tante diverse impostazioni, già San Paolo se ne lamentava, si stabilisce un criterio. Ognuno può interpretare Gesù come gli pare, ok, ma noi ci fidiamo solo della testimonianza dei 12 apostoli e dei discepoli degli apostoli. E non è un piccolo particolare, sapete. Se io riesco a tracciare una linea di continuità fra quanto hanno detto i primi apostoli e il Gesù che oggi professa la Chiesa, significa probabilmente che il Gesù che viene annunciato, anche se con 2000 anni di fede sulle spalle, è decisamente più credibile di un qualunque altro Gesù inventato dal più bravo degli scrittori. Beh, magari un giorno parleremo della Chiesa, per ora ci basti sapere che la Chiesa, quella che aveva in mente Gesù ovviamente, vive solo per annunciare il suo Maestro, malgrado tutti i limiti che conosciamo bene. Ecco, io direi che adesso abbiamo riempito lo zaino di tante cose e possiamo continuare. La prossima volta, se vorrete, faremo un altro passo avanti. Grazie della vostra attenzione, grazie del vostro ascolto, è sempre un piacere stare con voi. Tu da lassù
salutaci Gesù. Tu da lassù.